Signore e signori, oggi andiamo a conoscere una scuderia vincente all'ippodromo di Milano Galoppo, il team Marcialis. Un team vero e proprio, visto che tutta la famiglia vi ci lavora, a cominciare dai due fratelli capostipiti, Antonio Mario e il giovane Andrea, uno dei figli di Antonio. Andiamo a conoscere i segreti dei loro successi. Buongiorno a tutti, sono Andrea Marcialis, titolare della scuderia Fist Racing. Abbiamo qui in allenamento una scuderia di 61 puro sangue, diciamo acquistati alle aste in varie nazioni, tra come l'Italia, Francia, Inghilterra, Irlanda. Abbiamo 13 dipendenti, tra cui 4 ragazzi la mattina che puliscono i box, alimentazione e così via, e 11, una decina a montare a cavallo che tutte le mattine e portano fuori i cavalli un'ora ciascuno e sotto l'occhio di mio padre, di mio zio e mio, e niente, per poi portarli a correre nelle varie città italiane e anche fuori in Europa. Noi comunque siamo una scuderia dove i cavalli corrono tutti i giorni, diciamo, e sono atleti, quindi facciamo analisi del sangue molto frequentemente, quasi tutti i martedì, endoscopie cose varie. Non siamo una scuderia sicuramente che badiamo a spese, anche perché il piccolo preliminare è quello che ti fa vincere la corsa. Abbiamo cercato sempre di migliorare tramite Francesco Loi, che è un tecnico dell'ACME. Abbiamo provato il mangime loro dell'ACME e abbiamo riscontrato dei risultati notevoli, soprattutto anche fisicamente. Cavalli in questo periodo estivo, cavalli che sudano molto, cavalli che vanno giù di condizione dopo le corse, mi sono trovato molto bene senza aggiungere elettroliti o aminoacidi vari, anche perché mi sembra un mangime completo. E nonostante tutto ho avuto 2 o 3 cavalli in grave difficoltà muscolare e non riuscivo veramente a venire a capo, e Francesco mi ha consigliato l'iGo, che è un mangime per i muscoli, e mi sono trovato benissimo, ma non solo a occhio, perché ho fatto le analisi del sangue prima e dopo un mese che ho usato l'iGo, e ci sono proprio dei fogli scritti che dimostrano che il cavallo, i valori muscolari tipo i Gottli sono andati da 1000, ne aveva un mese fa, adesso ne ha 220, e difatti la cala ha corso e ha corso anche molto bene. E abbiamo anche un bel lotto di puledri sui 30 circa, e quest'anno abbiamo avuto la fortuna di collaborare col signor Parri e anche con l'allevamento Arcadia, e i risultati lo vedono, lo dicono, perché abbiamo già corso con 5 puledri, ne abbiamo vinti, abbiamo fatto 3 primi e 2 secondi, siamo andati molto bene. Il signor Parri come l'allevamento Arcadia erano molto contenti, perché loro usano molto Amino Feed in allevamento, e quando sono venuti a trovarci hanno visto che noi usiamo Amino Sport. Ci siamo trovati molto bene perché non abbiamo avuto mai problemi di mal di stinchi con i puledri fin dall'inizio, e la fortuna è questa, che non fermandoli mai abbiamo debuttato molto presto e andando molto bene, i risultati lo dicono. Un vantaggio anche di collaborare con la ditta d'ACME è quella che ci fornisce un'assistenza per la parassitosi e per le malattie infettive. ACME apprezza molto il lavoro che fa la scuderia Marcialis, perché questa scuderia dà continuità a una storia allevatoriale molto prestigiosa, molto importante, che è quella dell'allevamento Legi di Massimo Parri. In questa scuderia vengono allenati e vengono messi in corsa puledri allevati da Massimo Parri con l'allevamento Legi, e per ACME è molto importante seguire questi puledri perché vengono allevati con i nostri alimenti. Puledri che arrivano qua vengono alimentati con AminoFeed, sono puledri che seguiamo dalla nascita fino al debutto in scuderia. Sapere che dalla scuderia, che in scuderia c'è una continuità con l'alimentazione che facciamo presso l'allevamento Legi, per noi è molto importante, perché Marcialis alimenta i puledri con un derivato dell'AminoFeed che è AminoSport. Quindi qui abbiamo
dei puledri che continuano ad essere alimentati con proteine nobili, con un'integrazione del tutto particolare studiata per i climi e per i foraggi italiani. E per dispersione che Marciali sta facendo con i propri puledri valgono più di 1000 parole, sono la testimonianza concreta di una scuderia che lavora professionalmente senza lasciare nulla al caso, di una scuderia che ha scelto Acme come partner per raggiungere i propri successi. Un po' stanca, all'esterno ci prova Star Daggers, ma Shadow va tutto sotto controllo e vince in maniera comoda sullo stesso Star Daggers, al terzo Curcuma, poi Pamelita e Fortress. Doni d'Arcadia che nel terzo finale allunga, stacca e viene a concludere sulla stessa Sopra Champ al terzo Go to Sale, al quarto Q Gardens e poi le altre due. Baciami Piccola che largheggia e debutta con una certa autorità. Per il secondo posto Sopra Champ riesce a tenere a bada il filalone di Curcuma. Vincent Vega che è in pieno totale controllo della situazione e risolve il tutto lasciando Hingo la seconda, al terzo Curcuma, poi ancora Excellent Jack.